È tempo di pagelle anche per il ministro dell'istruzione e anche da parte degli amministratori locali, come Magenta, dove il vice sindaco Simone Gelli boccia il ministro Lucia Azzolina, chiedendone anche le dimissioni. Mancano ancora le linee guida, attendiamo sempre che il ministro della pubblica istruzione possa quanto prima, e lo sfogo di Gelli, dire a tutti noi in quale modo si riaprirà la scuola, non solo a Magenta, ma in tutto il territorio nazionale. È tempo di bilanci, di pagelle, io boccio il ministro Azzolina dopo la prima bozza di idee con cui bisognerebbe riaprire la scuola, veramente una cosa indegna. Ho chiesto ieri le dimissioni del ministro perché in questa soluzione trovata non dà assolutamente nessun tipo di risorsa alle scuole, neanche a noi vice sindaci, assessori alla partita, dà e scarica totalmente la responsabilità delle riaperture agli enti locali e ai dirigenti scolastici, quindi il governo non ne vuole sapere di darci una mano e in più non dà delle linee guida chiare rispetto a come si riaprirà la scuola. Quindi diciamo ancora una volta che il ministro Azzolina quest'anno è bocciato e quindi dovrà ripetere l'anno, sperando che si dimetta.